Festival di Sanremo a nome della RAI. Ci teniamo tantissimo a iniziare in una maniera diversa, spendendo delle parole dettate veramente dal sentimento, dalla congratulazione, dall'amore per una persona che purtroppo oggi è venuta a mancare. Una grande donna, una grande attrice, Monica Vitti. Monica Vitti, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano. La sua scomparsa non è solamente un lutto per il mondo dello spettacolo, ma per l'intero paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse, Monica Vitti ci ha fatto piangere, ci ha fatto pensare, ci ha fatto ridere. Ci ha fatto ridere anche tantissimo, pensate, quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità e i suoi personaggi raccontano la nostra storia e ci regalano il ritratto prezioso di quella grande magia chiamata cinema. E noi ameremo per sempre l'indimenticabile Monica Vitti. Ecco, allora fra poco andremo da Michele Bravi che ci sta aspettando e lo ringrazio, un pezzo bellissimo. Consentitemi però di ricordare questa grande attrice. Noi siamo insieme alla nostra Maria Grazia San Rocco. Maria Grazia, credo sotto la casa, la casa di Monica Vitti, la casa romana dove abitava. E ecco, credo, almeno è uscita la notizia che ci saranno i funerali questo sabato, vero? Esattamente, proprio così, sabato dopodomani ci saranno i funerali poco distanti da qui, ecco, possiamo girare la telecamera, Piazza del Popolo nella Chiesa degli Artisti, a circa 200 metri dall'abitazione in cui viveva questa unica grande attrice, un'attrice che ha dato lustro al cinema italiano, così ha voluto sottolineare il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco, questa è l'abitazione dove ha sempre vissuto Monica Vitti, ha vissuto qui con suo marito, con Roberto Russo, ed è stato proprio lui, attraverso le parole di Walter Veltroni, l'ex sindaco di Roma, a dare la dolorosa notizia. Ha voluto comunicare questa triste notizia, ha scritto Walter Veltroni, per dire che Monica Vitti non c'è più, lo faccio con dolore, affetto e rimpianto. Monica Vitti, abbiamo detto, una grande attrice, la musa dei più grandi registi italiani, tra questi voglio ricordare Michelangelo Antonioni, con cui iniziò proprio la sua carriera, i primi film, qui interpretò ruoli più drammatici, poi fu la volta di Monicelli. Monicelli disse: è una bravissima attrice in questi ruoli drammatici, ma potrebbe essere altrettanto tanto brava in ruoli più leggeri, più comici. E fu così anche il momento in cui cominciamo a vedere una Monica Vitti diversa, una grande donna che ha interpretato diversi ruoli, i ruoli comici, i ruoli dell'intellettuale, ma è anche quella donna che ha fatto sognare milioni di italiani. Una donna che si è spenta a 90 anni e che rimarrà nel cuore di tutti noi. Grazie. E allora fra poco... intanto un saluto alla nostra inviata Maria Grazia San Rocco, continuiamo invece con il nostro...